proposito di questo, raccontami un po' di quello che è successo poi con le reazioni al tuo articolo su Spider Truman. Ah, mi hanno completamente massacrato. Ho visto. Sono asfaltata dai commenti. Io penso questo, penso di aver preso una posizione sostanzialmente scomoda. Ho detto quello che pensavo, l'ho detto sulla base, tra l'altro, di dichiarazioni, se vogliamo parlare poi di... Allora, diciamo, il mio primo articolo si basava sui dubbi su quella pagina. L'avevo letto, sì, era molto blando comunque il primo che hai Ed scritto. era blando, esatto, e c'erano venuti tanti dubbi, perché era strana come era nata, io non so se tu hai seguito, cioè questo precario che dice che lui non sa utilizzare la rete, poi improvvisamente caccia sto blog, la sera il blog è pieno di AdSense e inserzioni di Google AdSense, cioè tutto dicevano un po' tutte queste manovre, e ci sembrava più una, diciamo, strategia per attirare... fan, ecco, ma proprio fan in senso fan, non perché si chiamano fan quelli della pagina, cioè più che pensatori, degli adoratori, perché in quel caso crei un senso proprio, no, di protezione verso chi viene aggredito. Tanto è vero che lui a un certo punto dice che crea il blog perché Facebook gli avrebbe mandato un messaggio che lo voleva chiudere, quindi anche questa, no, è una strategia un po' strana, perché questo messaggio di Facebook sostanzialmente non si è mai visto. Poi c'era la fragilità dei contenuti. E quindi a quel punto il dubbio ci era venuto e abbiamo deciso di esporci, perché era importante, perché quella pagina, proprio per di mobilitazione digitale che stava creando, era importante capire che stava succedendo. Perché se dietro si può nascondere una macchina di manipolazione, anche non volendo, di manipolazione del consenso, bisogna sapere chi lo sta facendo e perché. E questo è stato il mio primo articolo, in cui tra l'altro mettevo in guardia dal vomitare invece di commentare, perché in quel caso molti commenti oggi non c'è un ragionamento, non c'è una proposta, non c'è un commento, non c'è un confronto, è uno sfogo continuo con un linguaggio pesantissimo, molto violento, molto... Poi siamo arrivati al Capito. punto, il giorno dopo, noi leggiamo un'intervista di Gianfranco Mascia, in cui dico noi perché come valigia blu, non perché sono io Certo, che no, sto col... certo. Leggiamo un'intervista di Gianfranco Mascia in cui praticamente, se si vanno a rileggere i passaggi di quell'intervista, tanto è vero che il post di Luca Sofri titola esattamente Spider Truman non esiste, cioè Gianfranco Mascia rilascia questa intervista al Fatto Quotidiano con i passaggi cruciali di quell'intervista, in cui Gianfranco Mascia praticamente sostiene che è un'operazione della rete, che già questo io non condivido come concetto. E che è un'operazione di marketing politico e che testualmente ti dico, se noi avessimo, è una strategia di comunicazione, e se noi avessimo fatto una conferenza stampa, nessuno ci avrebbe ascoltati. In questo modo abbiamo attirato l'attenzione in modo diverso. A questo punto, per noi, che cosa significa questo? Scusatemi, significa che tu, Gianfranco Mascia, sei dietro questa operazione. Per quanto mi riguarda, non esiste, e Gianfranco Mascia, per sua stessa ammissione, per le sue stesse dichiarazioni, dice: è un'operazione del popolo viola, è un'operazione che fa parte di un più ampio programma, progetto di mobilitazione da settimane. Ora, io mi pongo un problema. Quando si tratta appunto di fare leva su un sentimento, che è quello dell'indignazione, e di parlare di mobilitazione che nasce dal basso, e invece si capisce che non è così, e si capisce da una persona che è anche portavoce, che è portavoce del popolo viola, ma è anche un rappresentante dell'IDV, della comunicazione per l'IDV, si può vedere dal sito dell'Italia dei Valori. Allora la mia domanda è: scusi, onorevole Di Pietro, visto che lei ha lanciato il giorno stesso dell'uscita di quella pagina una grande manifestazione contro la casta, e Mascia si è appropriato in qualche modo, ha testato una sua compartecipazione, visto che è un link tra Popolo Viola e IDV, lei è direttamente o indirettamente dietro questa operazione? Perché se sì, perché poi Di Pietro può dire no, è benissimo, fantastico, e intanto a tutt'oggi ancora non ci ha risposto,
Ma se sì, e allora abbiamo un problema. Abbiamo un problema perché un politico ha il dovere della trasparenza verso i cittadini. Non si può orchestrare una macchinazione del genere per organizzare una manifestazione senza dire ci sono io che la sto organizzando e la sto organizzando per questo motivo. Noi abbiamo chiesto trasparenza sostanzialmente. Per quanto riguarda Mascia, ti dico solo questo. Noi aspettiamo per dissipare i nostri dubbi sulla sua compartecipazione, dubbi che vengono, ripeto, dalle sue dichiarazioni al Fatto Quotidiano. Aspettiamo che Mascia smentisca non di essere Spider Truman, perché questo, perché tra l'altro, secondo me, Spider Truman non è una persona. Smentisca quello che lui stesso ha detto al Fatto e smentisca quello che il Fatto ha scritto in quell'intervista. Dopodiché sono dissipati tutti i dubbi. E non c'è nessun problema. È Francesco Caruso da solo? Benissimo, Francesco Caruso che poi sostiene di aver fatto il blog e l'account a questa persona. Ci sono troppe cose che non vanno su questa cosa e io non ho avuto la forza di stare zitta perché in qualche modo, per quanto mi riguarda, è una battaglia di civiltà e di cultura digitale. Su questo, tra l'altro, c'è un bellissimo post di Massimo Mantellini che spiega perché questa operazione è un male. È un male nel senso che non fa bene a noi che siamo in comunità sulla rete. Perché sostanzialmente non crea una comunità, non crea consenso intorno a una discussione, a una parte l'anonimato, ma crea consenso intorno a un istinto, a un sentimento di indignazione che là che ovviamente si dissolverà. È A meno ovvio che che non ci sia il contenuto, ovviamente. Bravissima, a meno che non ci sia il contenuto questi giorni l'abbiamo visto, no? Un po' che so cose ricicciate dell'inchiesta di Stella e Rizzo, cose che si sapevano riproposte in quel modo. Poi ho visto a un certo punto una foto in cui il precario tiene in ostaggio un cartellino della ZTL, della zona a traffico limitato, lo fotografa non si sa perché con un giornale dietro, cioè. Sì, probabilmente per Ma dimostrare non c'è. che era recente. Ma è veramente, cioè, roba veramente di fragile. E c'è qualcosa, ci dobbiamo, noi ce la dobbiamo porre questa domanda. Noi ce la dobbiamo porre. Poi la gente non l'ha accettata questa cosa. Su 300 commenti che ci sono stati su Valigia Blu, 300, 250 sono di insulti, di critiche, perché le critiche io le posso accettare, ma gli insulti no, e purtroppo tanti sono insulti. Di critiche e 50 sono di condivisione di questa nostra perplessità, di questa nostra posizione. Secondo me ne dobbiamo parlare. Se c'è dietro un progetto di una manifestazione, un progetto politico, la volontà di in qualche modo, come dire, incarnare questa indignazione verso una manifestazione, quello che è, c'è bisogno di trasparenza. Se invece c'è la storia del precario, allora prendiamo atto che questo povero precario che gola profonda si è ingoiato i documenti e non li ritrova più perché. Tutte queste denunce io ancora non le ho viste. Aspettiamo, tra l'altro, scusatemi per carità, ritorniamo al punto che noi abbiamo la responsabilità di informarci. Anche oggi Repubblica, L'Espresso pubblicano fior fior di articoli e inchieste su queste cose. Allora, se poi non si legge e al primo vendicatore mascherato si grida alla rivoluzione e io mi pongo un problema, io mi prego. Anche perché, ripeto, io non so se tu hai letto. A parte il chi sono, Spider Truman, sono uno, nessuno e 100.000, che la trovo veramente una roba di una. È spiazzante stare dietro a una cosa Sì, del genere. ho letto, È sì. letto, ma c'è quella in cui, non so se hai seguito, una roba tra l'altro divertentissima, in cui lui posta la data della sua morte digitale, che sarebbe il 14 ottobre, il giorno prima di questa manifestazione. C'è un articolo su Valigia Blu su questo. Tanto che ho parlato della più grande buffonata del. La storia italiano, posta la morte, la data della sua morte digitale, una valangata di insulti, decide di cancellare il post e quindi praticamente non muore più. Ho capito, Ed è, penso, una roba veramente fragile. In tutto questo si inneggia, e ci sono le parole di Spider Truman, a questa marcia fatidica di 1 milione di indignati, sotto Montecitorio in nome della rivoluzione e della vendetta. Io penso che noi ci dobbiamo porre un serio problema. sia una questione culturale questa, non essere in grado effettivamente di guardare il contenuto, ma. Sì, però ripeto, è anche colpa di questo vuoto maledetto di politica. È anche colpa fortissima di questa classe dirigente, di questa classe politica che sta governando il paese attualmente e dell'elite che noi abbiamo in questo paese, che non è assolutamente all'altezza della situazione. Quindi.
Le persone che vanno lì a vomitare invece che a parlare si prendono la responsabilità di reagire in quel modo, ma sicuramente hanno ragione, la loro indignazione è sacrosanta e la rabbia è sacrosanta perché quella loro frustrazione nasce da un vuoto della politica. Quindi sicuramente ci sono tutte e due. Io mi porrei la domanda su cosa può portare, perché guarda, io non so se tu conosci Moro, lui è un esperto del web e lui giustamente ha scritto un libro, poi c'era un articolo, mi sa un'intervista proprio sull'Espresso, in cui diceva attenzione, perché il web che ci entusiasma, che ci libererà, che è la grande ricchezza per la democrazia, che ci libererà tutti, gli stessi strumenti che sono utilizzati per la democrazia, no? Le primavere arabe, eccetera, possono essere utilizzati dalla dittatura o da chi vuole manipolare il consenso. E allora bisogna assolutamente sviluppare il nostro senso critico, proprio, non che uno ha i sospetti così, non che uno deve diventare complottista, però bisogna essere svegli, bisogna stare allerta, bisogna stare attenti e bisogna avere, ripeto, la responsabilità di quello di cui ci informiamo. Questo è fondamentale per me. Ora, quando io ho detto una delle cose che dicevo a Ciro Pellegrino, che è un giornalista dell'inchiesta, che è stato il primo che ha lanciato la notizia di questa pagina, gli ho detto, io leggendo i commenti che ci sono su quella pagina, con molto dolore, con molta malinconia, con molta tristezza, devo dire che noi questa casta ce la meritiamo tutta. Molto spesso ho detto personalmente che la causa prima di questo tipo di atteggiamento, di questa incapacità di informarsi in maniera efficace, sia insita nel modo in cui si fa storia a scuola. Secondo me è questo, perché ti dico solo questo, io ho fatto il liceo linguistico e il programma di quinta che secondo il Ministero dovrebbe includere tutto il Novecento, si ferma generalmente agli anni 60, se tutto va bene, perché non si fa in tempo a finire, così dicono sempre. Però in realtà mi sembra che gli ultimi 60 anni di storia siano piuttosto rilevanti per capire anche adesso che cosa sta succedendo. È molto interessante quello che dici. Sicuramente c'è una radice anche culturale in questa situazione della società civile. Questo è indubbiamente, sì, interessante, sì, penso che può essere una delle spiegazioni.